Beh, io stasera sono qui in una doppia veste. Eh, da un lato sono l'avvocato eh, di Roel Van Olferg, questo imprenditore eh, olandese che si è innamorato di Cleto, è capitato per caso a Cleto, se ne è innamorato perdutamente e, e ha voluto eh, investire qui a Cleto eh, per fare di Cleto un luogo internazionale, se possibile. No? Dalla... Da che Cleto era un piccolo paese sperduto in spopolamento del, dell'entroterra, eh, si vuol dare a Cleto la speranza di diventare un punto di riferimento tra i borghi più belli d'Italia e poi sono anche qui in veste di eh, ambientalista, di scrittore, di narratore, di chi si, si occupa da anni di luoghi perduti, cioè di luoghi che di cui la gente deve tornare a comprendere la dignità, l'importanza, perché solo comprendendo questo, cioè che le nostre piccole patrie, i nostri piccoli paesi, tutto l'Interland che sta intorno ai nostri paesi, le montagne, i fiumi, le grotte, le pietre, gli alberi, i, i boschi, e tutti i segni del paesaggio umano che stanno intorno ai paesi, prima di tutto il paesaggio agrario, sono cose importantissime che riguardano la nostra stessa identità. Solo riconoscendo l'importanza di questi luoghi noi riusciremo a salvaguardarne e a farne un volano per il nostro futuro.